Siamo proprio nei locali del nostro istituto scolastico Aldo Moro, il nostro istituto comprensivo, proprio perché abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi, tutti i ragazzi del nostro istituto in questa operazione scambio, perché gli attori principali saranno loro a raccogliere questa carta giorno 14 e 15 dicembre, per due motivi: sia perché in poche parole faremo ecologia e sia perché raccogliendo la carta avranno la carta igienica, cioè la ditta Ecologia e Servizi, che oggi appunto è stata rappresentata dal nostro amico Gianluca, cosa farà? Noi gli daremo la carta e loro ci daranno la carta igienica, e questa carta igienica noi del Centro Studi Ambiente Marino di Guardavalle, che abbiamo organizzato questa iniziativa insieme all'amministrazione comunale e alla ditta Ecologia e Servizi di Condito Cecilia, abbiamo proprio voluto coinvolgere tutti questi ragazzi e dire loro che loro sono i protagonisti, sono loro in questa giornata e hanno oggi, abbiamo voluto proiettare questo filmato brevemente che spiega, ecco, il significato della raccolta della carta, come si ricicla e così via. Quindi è stata per noi una bella, diciamo, manifestazione. Colgo l'occasione di ringraziare tantissimo la preside dell'istituto che ci ha, insomma, accolto gioiosamente per questa iniziativa. Ringrazio l'assessore Campagna Raffaele e tutta l'amministrazione comunale, perché appunto insieme a loro abbiamo organizzato questa manifestazione. Ringrazio la ditta Ecologia e Servizi, e che cosa dire? Quindi l'appuntamento è per il 14 e 15 dicembre. Ci saranno dei ricchi premi e quindi i primi tre classificati avranno dei premi. Vi invito a vedere poi le foto e i video su guardavalle.net, che lo ringrazio come sempre, che è sempre presente in queste manifestazioni, e quindi l'invito è per tutti i cittadini, certamente, non solo per i ragazzi. Cogliamo questa occasione. Ricordo che il 24 e il 25 agosto abbiamo raccolto 7 tonnellate e mezzo di carta. Pensate che per fare una tonnellata di carta ci vogliono 15 alberi, quindi i calcoli sono facili da fare. Se abbiamo raccolto 7 tonnellate e mezzo di carta, cioè abbiamo fatto una scommessa che il 14 e il 15 vorremmo raccogliere 10 tonnellate di carta. Quindi grazie a tutti, e quindi un saluto affettuoso a tutti quanti e grazie, ciao. Per la raccolta differenziata l'amministrazione comunale insieme a Giovanni Montepone ha deciso di coinvolgere gli alunni dell'istituto comprensivo di Guardavalle con la collaborazione del dirigente scolastico. Quali saranno le future iniziative in merito? Sì, intanto un grande ringraziamento va direttamente alla dirigente scolastica che ci ha permesso appunto di utilizzare le aule scolastiche per poter promuovere questo tipo di iniziativa. E tutto va collocato all'interno di un ampio progetto molto ambizioso, che è quello della raccolta differenziata. Durante l'estate, in quest'autunno, abbiamo svolto delle raccolte straordinarie insieme anche chiaramente al Centro Studi Ambiente Marino, al CESRAM diretto da Maria Assunta Menniti e alla ditta Ecologia e Servizi. Appunto, come dicevo, un progetto ambizioso perché vuole intanto informare, vuole promuovere questo tipo di raccolta che sarà per il nostro futuro l'unico mezzo sostenibile per quanto riguarda appunto la gestione dei rifiuti. E appunto, cronaca di questi giorni, una frana che ha bloccato, prima limitato, proprio bloccato del tutto l'accesso degli automezzi in discarica, appunto si sono verificati già sulle nostre strade dei cumuli di immondizie che sicuramente non sono un bel vedere, oltre chiaramente alle problematiche legate sempre alle condizioni igieniche e sanitarie che possono degenerare se queste al più presto non andranno verso una situazione migliore. Ci è stato garantito che questa gestione, appunto questa situazione, andrà a migliorarsi nei prossimi giorni, quindi garantiremo sicuramente una gestione ottimale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per questo periodo.
Pensando al futuro, dunque, noi promuoviamo la raccolta differenziata, cioè il sistema di raccolta basato sulla riutilizzazione di certi prodotti, che chiaramente saranno quel 70% di tutto ciò che noi produciamo, che è appunto la carta, il multimateriale, dunque plastica, alluminio, legno, così come anche il vetro e l'organico, l'umido. Andremo a raccogliere questa frazione, che come dicevo è il 70%, dovremmo arrivare a questa quota in maniera del tutto graduale, ma nel più breve tempo possibile, tramite un sistema di raccolta che sarà appunto quello porta a porta, perché il sistema che ci garantisce più nel breve tempo il raggiungimento di questa frazione è sicuramente una maggiore comodità per quanto riguarda questa gestione dunque dei rifiuti. Sicuramente, come dicevo, un progetto ambizioso. Dovranno essere le famiglie prima di tutto a organizzare questo tipo di lavoro, perché dovranno essere le famiglie ad organizzare la raccolta in casa, a saper distribuire diversi materiali per quanto riguarda il loro settore, la loro singola tipologia di riciclaggio, e dunque per poter poi rivendere anche questo materiale, in quanto sono stati stabiliti certi gradi di purezza per quanto riguarda poi una quota da assegnare a questo prodotto stesso. Chiaramente più puro sarà questo materiale, maggiore sarà anche la quota che potrà tornare all'ente, e dunque per poter poi andare a limitare anche quello che è il costo della gestione della raccolta differenziata e chiaramente anche le tasse che i cittadini dovranno pagare.